parola a Francesco Miassi. Francesco Miassi è uno tra i fondatori della DL Cobas, adesso è in pensione, è stato insegnante, però negli ultimi anni diciamo è stato uno dei rappresentanti più importanti del movimento ambientale, insomma, che tenta di legare appunto il problema della crisi climatica, della battaglia contro i cambiamenti climatici ai diritti anche sociali, per cui passo la parola a Francesco con piacere, perché appunto è un ritorno in ADL, insomma, dopo tanti anni, insomma, che lui tra i fondatori, appunto, l'abbiamo invitato volentieri a parlare delle questioni ambientali. Bene, grazie. Tanto grazie, un ringraziamento a tutte e a tutti. Io vorrei ripartire da alcuni dei concetti che erano stati ripresi anche da Sergio e da Gianni inizialmente, e cerco di esprimere attraverso alcuni dati, insomma, la situazione che stiamo vivendo e stiamo affrontando, anche per far capire bene la responsabilità che ricade su ciascuno di noi. Allora, in questi giorni, sapete tutti, è in corso sotto la presidenza degli Emirati Arabi la COP28, che è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. È aperta il 30 di novembre, si chiuderà il 12 dicembre. Allora, questa COP, che dovrebbe essere il punto massimo a livello globale che risolve o affronta la problematica, si è aperta sotto i peggiori auspici. Assenti i presidenti di Stati Uniti e Cina, che sono responsabili insieme del circa 39-40% delle emissioni clima alteranti. È ospitata in un paese che è tra i maggiori produttori di petrolio, hanno messo alla presidenza questo sultano Al-Jaber, che subito ha espresso il suo pensiero. Dice: non esiste alcuna scienza che indichi sia necessario limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Allora, sono parole che lisciano il pelo ai negazionisti e che vanno in direzione opposta a qualsiasi studio pubblicato dai massimi esperti mondiali, che sono appunto nei paesi del panel intergovernativo sul cambiamento climatico, conosciuto come l'IPCC. Ecco, la COP si deve anche confrontare con circa 100 paesi, tra i quali Stati Uniti, paesi africani, eccetera, che ritengono, che sostengono l'eliminazione graduale, e altri che sono anche fermamente contrari, come la Russia, l'Arabia Saudita e la Cina, proprio all'abolizione dei combustibili fossili. Ecco, tutto questo dentro un allarme che continua ad essere lanciato, che se vogliamo appunto contenere nel limite di 1,5 gradi l'aumento della temperatura terrestre, dobbiamo fermare ogni utilizzo di combustibile fossile fin da subito. Allora, avevano già stabilito nel 2021 che per contenere questo aumento della temperatura non erano ammessi investimenti globali sulle energie prodotte da petrolio, gas e carbone. Eppure cos'è successo? Dal 2022 abbiamo avuto addirittura un incremento di investimenti su questi sussidi. E anche l'Italia su questo, pur avendo preso un impegno all'interno della COP26, quella appunto di due anni fa, abbiamo una situazione che è di questo tipo. Adesso sono venuti a galla appunto questi mancati impegni che l'Italia aveva stabilito nel 2020. La dichiarazione prevedeva che entro il 31 dicembre del 2022 uno stop ai finanziamenti per i combustibili fossili. Quello che emerge da un recente rapporto è che invece nei primi sei mesi del 2023 l'Italia ha investito 1,2 miliardi di dollari di sussidi pubblici per combustibili fossili. È una somma talmente consistente che la posiziona al secondo modo, seconda al mondo, preceduta solo da 1,5 miliardi fatti dagli Stati Uniti. Ecco, sempre per capire la contraddizione,
riportiamo il dato dell'ENI, che da sola ha generato 419 milioni di tonnellate di carbonio. È praticamente ha emesso tutta l'anidride carbonica pari a quella che viene emessa dall'intera nazione. Allora, sono numeri così che devono farci riflettere, perché la situazione ormai la dobbiamo definire come drammatica. La concentrazione dell'anidride carbonica ha superato il mese scorso, novembre 2023, le 424 parti per milione. Erano 280 nel periodo preindustriale. Rispetto all'80, la temperatura nel 1880, la temperatura è cresciuta di 1,4 gradi. Tra i 30 anni più caldi dal 1800 ad oggi, i 25 sono quelli successivi al 1990. Il 2023, che sta per finire, è ormai definito come l'anno più caldo della storia. A questo aumento globale corrispondono valori di riscaldamento tra i più alti ai poli e nella regione mediterranea. La temperatura media dell'Europa, inclusa l'Italia, è già a 2,5 gradi più alta nel periodo preindustriale. Questo, ci dice il panel intergovernativo, stima che nel prossimo decennio il cambiamento climatico spingerà fino a 132 milioni di persone in più nella povertà estrema. Altri 350 milioni di persone sperimenteranno scarsità d'acqua entro il 2030. L'Italia, dentro questo quadro, si sta tropicalizzando, l'abbiamo visto appunto con i periodi di siccità, l'abbiamo visto con la crisi del sistema agricolo, l'abbiamo visto con gli incendi che sono sempre più frequenti. Le precipitazioni continuano ad essere brevi ma molto intense, ed è appunto una situazione che è destinata purtroppo a peggiorare. Altri dati così forse utili di riprendere sono quelli dell'aumento del livello marino. Per il Mediterraneo sono stati calcolati 15 cm in più dagli anni 50, però c'è un fenomeno in atto, che è quello dovuto al scioglimento delle calotte polari, alla dilatazione dovuta all'aumento della temperatura dell'acqua. Ecco, pur azzerando le emissioni oggi, la CO2 per effetto di inerzia, comunque entro 30 anni porterà ad una parziale invasione delle acque marine nell'area costiera della Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Non guardiamo il quadro generale, restiamo qui, però dovete sapere che nelle simulazioni già nel 2050 avremo anche in queste zone, saremo prossimi alla laguna che si determinerà per l'innalzamento dei mari. E altri scenari che sono dipinti già in un periodo molto più breve sono quelli del 2030, dove si dice abbiamo 7 anni per evitare che 70 milioni di persone siano soggette a lunghi periodi di siccità e 3 milioni siano sfrattate dall'innalzamento degli oceani. 1,3 miliardi di umani siano colpiti da eventi estremi come una volta, almeno una volta nell'arco del ventennio. Dentro a questo si innesca anche la questione del fattore migrazioni. Allora, secondo l'Agenzia dei Rifugiati delle Nazioni Unite, dal 2008 al 2016 abbiamo una media annua di 21 milioni di persone costrette a migrare a causa degli eventi climatici, inondazioni, incendi, uragani, eccetera. Il numero di persone in fuga da fame, siccità e alluvioni per i prossimi 30 anni ci dice che entro il 2050 la stima è sui 200-250 milioni appunto di profughi ambientali. Saranno soprattutto principalmente interessati quelli dell'Africa subsahariana, Asia meridionale e America Latina. Nel 2021 avevamo 89 milioni di migranti forzati,
abbiamo avuto un aumento rispetto all'anno precedente, si è arrivati a superare la soglia dei 100 milioni dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 22. Ecco, secondo l'IPCC, oltre il 40% della popolazione mondiale vive in contesti di estrema vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Stiamo parlando di 3,6 miliardi di individui. Qui ci sono anche indicati i paesi, però non voglio dilungarmi per non sforare troppo, i paesi che saranno maggiormente interessati a queste migrazioni forzate. Diciamo solo che ci sono delle stime molto più allarmanti e che purtroppo temiamo siano realistiche, che parlano appunto di un miliardo nel numero di rifugiati che potremmo registrare entro il 2050, perché appunto il peggioramento delle condizioni si sta diciamo aggravando. Tocco un aspetto particolare, perché si riallaccia molto anche alle iniziative e alle attività che sono fatte da ADL, che riguarda la questione del suolo. Allora, è sempre dentro il tema, no, dei cambiamenti climatici, perché il suolo riveste una parte importantissima nella riproduzione del nostro pianeta, nella sopravvivenza anche della nostra specie, perché in questo strato dei 30 centimetri di terra c'è tutta la biodiversità e ci sono appunto gli organismi, i batteri che permettono la vita, la produzione, gli alberi, le culture, quello che mangiamo e quello che respiriamo. Perfetto. Ecco, allora, dobbiamo sapere che ogni volta che occupiamo suolo abbiamo distrutto irreversibilmente questa situazione. Sotto l'asfalto non c'è nulla. Nel Veneto la situazione è allarmante, abbiamo un consumo di suolo che è veramente a livelli ormai inauditi, siamo appunto all'11,9% secondi solo alla Lombardia nel consumo di suolo, e questo continua a macinare distruzione del territorio a fronte di cosa? A fronte di 11.000 capannoni vuote, ad abitazioni che sono quasi 500.000 che sono appunto spitte e svuotate. Dobbiamo quindi sapere che anche il consumo di suolo è soprattutto collegato a questa espansione sregolata e scriteriata della logistica, e siamo appunto in una situazione che merita la nostra attenzione, come sta facendo anche ADL nella questione della LI. Guardate che sul consumo di suolo non è solo una questione ambientale, è anche una questione economica, perché dobbiamo calcolare che ogni volta che consumiamo un ettaro di suolo, questo costo è di circa 100.000 euro l'anno, che va moltiplicato per tutti i decenni che il suolo viene rovinato. Concludo dicendo che appunto, se il suolo è un bene comune, deve vedere il nostro impegno e la nostra iniziativa. La questione delle lotte sull'ambiente, sulla giustizia climatica, non può essere disgiunta da quella della giustizia, diciamo, con la lotta contro la disuguaglianza, perché i livelli di arricchimento che abbiamo visto sono soprattutto legati allo sfruttamento di queste risorse. Noi stiamo attuando il nostro impegno nel territorio su questi temi, su queste questioni, cercando sempre di coniugarle. Ecco, dobbiamo continuare a farlo, lo dobbiamo fare per tutte e per tutti noi, ma soprattutto per le generazioni future. Grazie a voi.